Isola dei Famosi 2018, caso Monte, scoperto il venditore di stupefacenti. Produzione e autori finiscono sotto accusa per un caso mediatico, che rischia di allargarsi sempre più. La polemica, che ha letteralmente investito Francesco Monte, si fa sempre più seria dopo le incredibili dichiarazioni da parte di Avenger, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 che poi ha abbandonato il reality durante la seconda puntata. Infatti, se prima gli autori sembrava volessero in un certo senso smorzare l'accaduto, adesso appare evidente che ci saranno delle ripercussioni. L'accusa di Avenger ai danni dell'ex cronista di Uomini e Donne, infatti, è molto grave. La marijuana non è legale né in Honduras né in Italia, e al di là del regolamento c'è anche una legge da far rispettare. Tanto più che ci si chiede, come è arrivata la droga sull'isola? Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte sotto accusa. In tal senso non si possono escludere responsabilità precise da parte di qualcuno che fa parte dello staff e molti puntano il dito sulla produzione, ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato con Avenger che, ancora furiosa per la nomination ricevuta dal leader della scorsa settimana Francesco Monte, che l'ha mandata direttamente al televoto, si è scagliata contro l'ex tronista.